Questo è un video meraviglioso di conoscenza. Ti consiglio veramente di guardarlo perché ti fa riflettere tantissimo. Ti voglio parlare di Antoine Griezmann, 3 Karma 8. Esattamente è nato il giorno 21 marzo 1991, pertanto nato in un giorno di Giove con un karma in Saturno 8. L'8 aprile, guarda caso, del 2016 gli è nata una figlia. 8 aprile 2017, assegnato Real Madrid. 8 aprile 2018, assegnato Real Madrid. 8 aprile 2019 gli è nato un figlio. 8 aprile 2021 gli è nata un'altra figlia. Pertanto tutti gridano scalpore, 8 aprile, sempre 8 aprile, 888, e lui porta la maglia numero 8 dell'Atletico di Madrid. Perché tutto questo? Per la conoscenza è tutto semplice, matematica sacra. Nel nostro sistema cellulare noi abbiamo un orologio biologico che è regolamentato direttamente con l'universo che crea. C'è un comandamento di Dio che ho dato a Mosè, meraviglioso: celebrare le feste. Se Griezmann celebra la festa con la nascita di un bambino con grande emotività, mi va a creare una teoria del precedente, una ciclicità nel suo DNA. Pertanto me lo va a riprogrammare per un evento positivo. Ma oggi che cosa fanno le persone? Mi vanno a celebrare non le feste, ma le disgrazie, le guerre e tutto ciò che è negativo. Questo mi va a creare veramente un caos incredibile nel sistema cellulare dell'uomo, portandolo alla rabbia, portandolo alla collera, portandolo all'invidia, portandolo alla svalutazione. Allora quello che io ti voglio dire è che la scuola, che io trovo che sia farlocca, dovrebbero insegnare queste dinamiche e questi argomenti che conoscevano perfettamente Da Vinci, Galileo, Pitagora, Nostradamus, ma anche Tesla. Quando il 3, il 6 e il 9 si uniscono tra di loro, l'universo crea. Allora, all'interno del nostro sangue, pertanto, noi abbiamo un orologio biologico che è regolamentato con l'universo. Se io sono in amore e ho una grande emotività, la mia cellula mi programmerà il mio destino e cercherà di crearmi quell'evento in quella situazione. Ma oggi le persone non sono programmate nell'amore. Oggi le persone sono sempre programmate nella disgrazia, nei fallimenti, nel tu non vai bene e nel spegnere i propri sogni. Allora io dico di no. Dico semplicemente che mi sono preso 5.000 vaffanculo perché l'anno scorso, un anno fa, dicevo che quest'anno non solo era l'anno della donna, del femminile, ma ci poteva essere un cambiamento nella direzione di Parigi, Francia, con una donna. Tutti quanti dicevano impossibile, impossibile, impossibile. Bene, Marine Le Pen ha fatto una rimonta pazzesca all'Eliseo e adesso sfida Macron. Avevo perfettamente ragione. E secondo la conoscenza, Macron potrebbe aver fare delle cazzate dal 16 di aprile in poi, dove verranno rivelate delle cose non buone nei suoi confronti. Ovviamente Macron è favorito alle elezioni della Francia, ma ci può essere un grande colpo di scena. E se il colpo di scena c'è, salta l'Europa. Io l'avevo comunque predetto che c'era questa possibilità, come ho predetto 6 mesi fa. Attenzione a Chernobyl. Attenzione, guerra tra il bene e il male, si vedrà veramente bene il bene e il male. E tutto quello che ho detto si sta verificando. Ma non sono un indovino, non sono un mago, come dice qualcuno. No, uso la conoscenza. Ma la domanda mia è: ma perché la conoscenza, questa, non viene insegnata all'università? Perché i dottori non capiscono che il nostro orologio biologico dialoga con i nostri chakra, dialoga con gli organi, dialogano con i conflitti, dialogano con tutto? Dialogano con il nostro sistema cellulare. Questa è la conoscenza. Allora dico, porta la tua mente al cuore, lì c'è il tuo tesoro, ma soprattutto apriti all'amore. E un consiglio che ti posso dare con grande enfasi: quando c'è una cosa positiva, cerca di farla veramente, di celebrarla, perché se tu me la vai a celebrare, mi vai a caricare il magnete e nel tuo orologio biologico l'anno successivo mi crei un precedente positivo per te e per la tua anima. Ti do una buonissima giornata e avvicinati alla conoscenza più che mai. E soprattutto ricordati, avvicinati anche ai tuoi sogni, perché con la conoscenza tutto è possibile. Ciao, buona giornata.